Esordio da dimenticare per il Giulianova targato Fabiano, al cospetto di un Olimpia Agnonese ancora secco di vittorie. I giallorossi, che hanno fallito un rigore con Valdés nel primo tempo, non sono andati al Fadini oltre lo 0-0, rischiando grosso con i molisani, che hanno avuto tre ghiotte occasioni per passare in vantaggio. Fabiano non poteva certo fare miracoli, ma da Ferrante e compagni ci si attendeva sicuramente qualcosa di più. L'avvio di gara è confuso, con le due formazioni incapaci di costruire gioco. Tra batti e ribatti si arriva così al 22esimo, quando Gesuele entra in contatto in area molisana con Testoni, commettendo forse fallo. Il direttore di gara, ben piazzato, non ha dubbi ed indica il dischetto. Ad incaricarsi della trasformazione Valdés, che si fa ipnotizzare da Vescio, che respinge la conclusione non certo irresistibile dell'avanti giallorosso. Scampato il pericolo, l'Agnonese si vede in avanti alla mezz'ora con un colpo di testa di Pagliuca, che non crea problemi a falso. La gara stenta a decollare con il gioco che ristagna soprattutto a centrocampo. Al 34esimo ci prova per i giallorossi Sborgia su punizione, ma la sua conclusione è deviata in angolo. La squadra di Fabiano fatica a proporre gioco, mantenendo solo una sterile supremazia del campo, e così bisogna poi attendere il 41esimo per vedere una bella conclusione al volo da fuori area ancora di Pagliuca, che non inquadra però lo specchio della porta. Poi più nulla fino all'intervallo. Nella ripresa la musica è sempre la stessa, con poco gioco e taccuini vuoti. Al nono si infortuna in uno scontro di gioco Gesuele, che viene sostituito da Petrone. Al 16esimo l'Olimpia si divora il gol del vantaggio con Saltarin, che, servito proprio da Petrone, si presenta davanti a falso, mandando incredibilmente la sfera sopra la traversa. Passano pochi secondi e ancora Saltarin si divora il vantaggio, scaricando addosso al portiere giallorosso, che salva. Il momento di sbandamento rischia di costare caro ai giallorossi, che si innervosiscono e rischiano anche al 17esimo con la traversa colpita proprio dal neoentrato Petrone. La squadra di Fabiano appare impacciata e sconclusionata, con gli ospiti a provare ancora a spingere. I locali si rivedono, si fa per dire, al 37esimo con una conclusione fuori misura di Precchiazzi, ma il finale quasi senza pathos, anche se al 47esimo, indelicato in contropiede, si presenta tutto solo in area, allungandosi però la sfera davanti a Vescio.